dicevo che la condivisione del cibo è una cosa molto importante, perché crea un'alleanza tra chi dà il cibo e chi lo mangia, ed è anche un rapporto che potrebbe superare quello del sangue, perché chi mangia con te e diventa un tuo alleato e non ti può mai tradire. Per questo che quando noi cominciamo il pranzo si dice nel nome di Dio, bismillah, e quando si finisce si dice alhamdulillah, la lode a Dio, e poi si ringrazia chi ti ha dato da mangiare, perché ti è predestinato. D'altronde noi nel Corano abbiamo un capitolo intero che si chiama la tavola imbandita, ed era la tavola che hanno chiesto gli apostoli a Gesù come segno di festa e di gioia.